il nome mio nessuno mai saprà. Vi dico solo che sono un pittore nordico, d'Oltralpe. Facile farsi un selfie, difficile darsi un solo volto. Per ritrarmi di profilo mi occorre uno specchio. Allora vi offro di me tre diverse angolazioni. Io moltiplicato per tre. Io di spalle visto da dietro. Io che mi rifletto sullo specchio. Io che mi ritraggo sulla tela. Il mio conterraneo, Sigmund Freud, doveva ancora nascere mentre facevo il mio autoritratto. Io vedo lungo l'interpretazione dei sogni di Freud è del 1899, ma io avevo già intuito la complessità dell'inconscio. Scendete un pochino con lo sguardo sul mio autoritratto. Ci sono due animali che si guardano in cagnesco, scuri, sullo sfondo. Sono un cane e un gatto. Si chiama conflittualità del sé. Allora, volete sapere chi sono? Lo leggete in alto. C'è un piccolo cartiglio che reca il mio nome. Johannes Gump im 20. Jahre 1646. Sarò anche egotico, ma affermo il vero se dico che il mio è l'autoritratto più originale di tutta la collezione degli Uffizi.